Morte lo colse quando giunse alla gloria. Essere ritratti da Modì, si era soliti dire nell'ambiente, era come farsi spogliare l'anima. L'ambiente è quello di Montmartre e Montparnasse. Il ritratto, in particolare, campeggia sulla copertina del libro di Carlo Valentini, Elvira, la modella di Modigliani. La figura assorbe e occupa tutto lo spazio. Ha una compostezza illimitata, una presenza lievemente asimmetrica. Il ritratto ricorda le maschere africane. Il corpo femminilissimo possiede però una solidità maschile. L'ovale del viso è raffinato, la bocca dolce, l'espressione consapevole e malinconica. È Elvira la Chic, di cui Valentini racconta la storia in una biografia romanzata a metà fra narrazione e saggio. L'autore rivaluta e mette in risalto questa figura, oscurata dall'ultima compagna di Modì, la mite Jeanne Buterne, famosa per la fine tragica. Diverse le due donne, diversi i ritratti che le rappresentano. Dolce, ingenuo, quello di Jeanne, inquietante e insieme carico di sentimento, malinconia e comprensione, quello di Elvira. La Chic è figlia di una prostituta. A Parigi finisce per fare il mestiere della madre, oltre che la cantante. Ha un corpo conturbante, occhi e capelli scuri. Entra subito nell'ambiente delle modelle, che nude e impudiche posano per i pittori di Montmartre e Montparnasse. Da un uomo all'altro, eccola nelle braccia di Amedeo. Lo amerà tutta la vita, fra litigi e riappacificazioni, fra tradimenti e dispiaceri. Se Jeanne sarà la compagna dell'anima, la madre dei figli, l'elettivamente affine, Elvira, ci dice Valentini, è qualcosa di più. È colei che, pur nella differenza di sensibilità, di cultura e di intenti, più di ogni altra ha condiviso con Modì lo stile di vita, il bisogno di essere e fare, l'élan vital. Elvira e Amedeo vivono una vita più distenti che bohémienne, ma non si risparmiano. Si amano, si sfidano, addentano tutti i piaceri della carne, dell'arte e della vita. Fra assenzio, hashish e cocaina, di cui Elvira si renderà schiava fino ad ammalarsi e perdere la voce. Come le altre modelle, è sempre senza veli, pronta a posare, ma anche a fare l'amore, quasi che le due cose coincidessero, fluissero naturalmente l'una nell'altra. Le pennellate sono lingue che si cercano, i colori sono umori che si fondono, che colano sulla tela. Il romanzo di Valentini trasuda carnalità, attinta proprio dai quadri, dai seni pesanti, dai triangoli rigogliosi esibiti senza malizia, col senso di qualcosa di serenamente necessario. I dialoghi risentono e insieme traggono vantaggio dall'essere frutto di ricerca d'archivio su documenti inediti. A parlare sono direttamente i protagonisti. Il loro modo di esprimersi artificioso non suona tuttavia falso in questo retroterra d'avanguardia, dove operano Picasso e Utrillo, dove si muovono pittori infervorati d'arte e droga, insieme a modelle discinte e sensuali, capaci di condividere aspirazioni e trasgressioni, ristrettezze e manie di grandezza. Un ambiente dissoluto e assoluto, crogiolo di cultura, di sperimentazione artistica. Amedeo non dipinge come nessuno. Amedeo usa colori africani e pastosi, luci rosate dove balenano tratti neri. Ama le sue donne e non si lega davvero a nessuna se non forse a Jeanne quando sente arrivare la fine. Ma la magia del libro sta soprattutto nella rievocazione d'ambiente. Montparnasse con i suoi vicoli sordidi, il Bateau Lavoir dalle pareti sottili dove litigi e amplessi sono di dominio pubblico, dove si patiscono freddo d'inverno e caldo d'estate. Vediamo gli squali di Tuguri dai letti sfatti, i pavimenti cosparsi di bottiglie vuote e le lenzuola macchiate d'olio di sardine. Amedeo dipinge con furia, consapevole della fine imminente, della gloria che arriverà solo postuma. Tossisce, la sua mano trema, ha il cervello infiammato, le compagne gli si fondono nella mente. La raffinata Anna diventa la battagliera Beatrice. La Jeanne di buona famiglia trascolora nell'antrenese Elvira, colei che lo ama, che lo segue da lontano, che lo aspetta e che soffre. Sarà questo ambiente, sarà tutta questa gente che accompagnerà Modigliani nell'ultimo viaggio, quando il carro sfilerà per le vie di Parigi, seguito da un lungo corteo di pittori, di modelli, con gli artisti di Montmartre e Montparnasse riuniti. E dopo tutte le vicissitudini, dopo che la fragile Jeanne si sarà gettata dalla finestra insieme alla creatura che porta in grembo, sarà ancora una volta Elvira, claudicante,
afona, sopravvissuta alla prigione e a una condanna a morte, a posare sulla tomba della sfortunata ragazza, come suggello di una vita intera, l'ultimo mazzo di fiori, quello che Amedeo non può più donare alla sua compagna.